Abbiamo qui con noi Gianni Ferrandu. Ciao Gianni! Ciao Giorgio, buongiorno, un saluto a te e a tutti i tuoi spettatori e a tutti i tuoi iscritti. Ti ringrazio per avermi concesso uno spazio all'interno della tua rubrica, che ritengo molto interessante, che seguo da parecchio, quindi spero di continuare a collaborare con te e di ricambiare questa collaborazione. Come prima cosa direi di spiegare a chi vede questo video chi è Gianni Ferrandu. Mi chiamo Gianni, ho 54 anni, vivo in Sardegna da 44, però sono nato in Canada e ho vissuto lì fino all'età di 10 anni, fino al 79. Poi, per vari motivi, i miei genitori hanno ritenuto giusto rientrare in Sardegna. È stato un bel salto, dal Canada alla Sardegna, quindi piccolo trauma, ma che sono riuscito a, diciamo, superare tranquillamente grazie al calore, dell'isola. A parte le mie due passioni, l'informatica e le discipline olistiche, ho anche un'altra grande passione, ed è quella del paranormale, dell'ufologia e di tutto ciò che è circondato da un velo di mistero. Nell'ottobre del 2021 decido di aprire il canale, con una piccola modifica, con l'acronimo Sardinia Paranormal Archaeology Channel. Il progetto vero e proprio del canale è quello di trovare una connessione tra l'archeologia, quindi la civiltà nuragica, e l'ufologia. Diciamo Come è cominciata questa tua passione per il mistero? che tutto è iniziato all'età di 13 anni, dopo una piccola esperienza paranormale. Da quel momento ho iniziato a leggere, a documentarmi, ad informarmi e a circondarmi anche da esperti dell'argomento. Ho iniziato a creare un bel bagaglio sull'argomento. Poi ho avuto la mia prima esperienza importante all'età di 18 anni. Se volete conoscere nei dettagli, potete andare nel mio canale e c'è un video dedicato alla mia esperienza paranormale. Da quel momento ho continuato a studiare, a documentarmi e, diciamo, a raccogliere più informazioni possibili sull'argomento paranormale e ufologia. Diciamo che in quel periodo era un po' complicato, parliamo degli anni 80, anni 90, dove non era semplice reperire certe informazioni. Era molto complicato, non è come oggi che abbiamo diverse piattaforme, quindi anche online possiamo trovare di tutto. Inoltre anche la TV, radio, diciamo, parlano tranquillamente di questi argomenti. Allora era un pochino tabù. Nonostante gli anni 80-90 sono stati anni caldi per quanto riguarda l'ufologia, sono riuscito a portare avanti la mia, diciamo, la mia passione. Per questo voglio anche ringraziare Giorgio un'altra volta, perché nel 2003, grazie al suo forum, ha permesso a me, ma a tanti altri ragazzi e ragazze, di iscriversi e di, diciamo, parlare della propria esperienza. Quindi ho potuto conoscere altra gente, conoscere altre esperienze, condividere la mia e collaborare con questi ragazzi e ragazze, ed è stata un'esperienza spettacolare. Quindi grazie Giorgio per quello che ci hai dato, ti ringrazio ancora oggi dopo 20 anni. Quindi grazie ancora, Grazie a te. continuo a seguirti da 20 anni, ho letto i tuoi libri, ascolto vedo i tuoi video. Diciamo che mi piace ascoltarti, sei una persona con tante conoscenze, quindi ti auguro sempre il meglio. Grazie. Grazie ancora, Giorgio. Come ti approcci a queste tematiche? Mi rivolgo a molti studiosi e molti scienziati che si dedicano al paranormale e all'ufologia, di non andare a seguire sempre la solita strada solo perché la maggioranza dice A. No, cerchiamo di leggere, di vedere, di essere, diciamo, di mente bene aperta, perché solo così si può analizzare a 360 gradi un argomento come questo, che è, diciamo, delicato, è di una certa importanza e di una certa rilevanza. Quindi mi piace leggere di tutto, anche su argomenti di cui non sono d'accordo, perché certi argomenti mi possono anche possono migliorare le mie conoscenze e anche magari rinforzare il mio bagaglio personale. Ok, parlaci del tuo gruppo, del tuo canale YouTube.
Diciamo che l'idea di aprire un canale nasce nel lontano 2010. Avevo effettuato diverse indagini in giro per la Sardegna, in abitazioni private, e quindi la mia idea era quella di inserire queste varie indagini all'interno del canale. Però diciamo che quando andai a chiedere i permessi e le autorizzazioni ai proprietari, ricevetti un bel no. Fu una grande delusione per quel periodo, però accettai tranquillamente la loro decisione e capii anche le loro motivazioni. Però diciamo che non mi arresi così facilmente. L'apertura del canale fu solo accantonato o momentaneamente. So che tu hai fatto anche degli strani rilevamenti in Sardegna. Ci puoi spiegare qualcosa? Negli anni successivi poi mi dedicai molto ad un'altra passione, cioè l'escursione. E anche l'archeologia. Perché? Perché durante queste escursioni mi sono imbattuto in diversi reperti archeologici in giro per la Sardegna. Ma mi ha colpito anche un'altra cosa che mi fa male dirlo. Durante queste escursioni mi sono ritrovato di fronte a tombe dei giganti, Domus de Janus e anche vari nuraghi. Tutti completamente abbandonati. Alcune Domus de Janus, e io non parlo di semplici buchi nelle rocce, ma con dei dipinti particolari e spettacolari, completamente abbandonate oppure utilizzate come riparo per gli animali. Idem per quanto riguarda le tombe dei giganti, completamente abbandonate, e molti nuraghi completamente distrutti. Poi un'altra cosa che mi fa male è sapere che questi reperti si trovino all'interno di proprietà private, cioè è un bene di tutti, è patrimonio di tutti, quindi tutti devono avere la possibilità di andare a vederli. E inoltre questi sono dei reperti, sono il nostro lontano passato, quindi vanno sistemati, vanno migliorati, vanno valorizzati. Quindi mi sono dedicato durante le escursioni anche molto all'archeologia, e quindi ho iniziato anche a leggere e a documentarmi sulla civiltà nuragica e sull'archeologia sarda. Quindi mi rivolgo a chi di dovere di fare in modo che questi reperti archeologici vengano valorizzati, vengano migliorati, sistemati e vengano messi a disposizione di tutti. Quindi l'idea del canale è quella di andare e indagare e riprendere e diciamo filmare questi vari reperti archeologici. Infatti sul mio canale potete trovare vari filmati e video su Domus de Janus, abbandonate, nuraghi e tombe dei giganti. Nel mio primo libro, Dei del cielo, Dei della terra, parlo di connessioni tra le civiltà antiche e mi sembra che anche tu abbia notato queste connessioni. Durante questi studi e queste mie letture, mi sono ritrovato anche a leggere e a documentarmi su altre civiltà, quindi parlo degli Egizi, parlo di varie civiltà anche del Centro America, del Sud America e altre civiltà del Mediterraneo. E ho notato molte connessioni tra le varie civiltà, tra di loro, nonostante fossero distanti migliaia e migliaia di chilometri. Inoltre ho potuto anche notare molte connessioni con l'ufologia. E quindi mi sono detto, e se anche la civiltà sarda ha dei collegamenti con queste altre civiltà? Ha dei collegamenti con l'ufologia? E quindi ho iniziato a indagare e a fare le mie ricerche personali. Che cosa mi dici a proposito dei giganti? Sto preparando un'indagine che riguarda gli scheletri dei giganti. Un altro argomento molto delicato in Sardegna. Ne sono stati ritrovati negli ultimi 40-50 anni oltre 100 scheletri dei giganti, molti addirittura nel sud Sardegna, e parlo anche di un paesino dove negli anni 80, durante degli scavi in una chiesa sconsacrata, ne trovarono più di 50. Ma non parlo di scheletri giganti alti 2,5 metri, ma scheletri che superano anche i 4 metri e 4,5 metri.
Questi scheletri furono sistemati in questo magazzino e dopo qualche giorno sparirono completamente. Non si sa che fine hanno fatto, non si ha nessuna traccia di questi scheletri, quindi non capisco il motivo perché nasconderli, di che cosa hanno paura. Non capisco, non si hanno tracce di questi scheletri, nonostante ci siano centinaia e centinaia, per non dire migliaia di testimoni. Quindi l'unica cosa che mi viene in mente è che magari hanno paura che la storia possa venire modificata in qualche modo. Comunque è assurdo che queste storie, queste scoperte rimangano nell'ombra. Purtroppo viviamo in un mondo che preferisce dormire in un materasso pieno di belle bugie e menzogne piuttosto che conoscere una piccola ma fastidiosa verità. Quindi diciamo che il canale ha in progetto anche questo, cioè cercare di capire, di indagare su determinati argomenti. Ho già contattato un paio di persone, testimoni del sud Sardegna, di cui dovrei andare con la mia videocamera e diciamo indagare e intervistare un paio di persone. Quindi diciamo che è ancora tutto sulla carta, però spero di portare a conclusione questo mio progetto e questa mia indagine. Quindi spero anche in una collaborazione da parte di qualcuno che magari può darmi una mano perché, ripeto, da solo non è facile, non è semplice, però, ripeto, non mi sono mai arreso e non lo farò certo adesso, sicuramente. Bene, spero che allora qualcuno guardando questo video possa aderire al tuo progetto. Grazie ancora, Giorgio. Dal punto di vista ufologico, invece, che cosa mi dici? Mi trovo in Toscana per una piccola vacanza, quindi un amante del paranormale e dell'ufologia non poteva non andare ad indagare sul Monte Palodina, conosciuto anche come l'Area 51 italiana. Ci sono stati tanti avvistamenti, ci sono tante testimonianze, si parla di oggetti volanti di varie dimensioni e di varie forme, luci nel cielo, si parla anche di stregoneria, sono stati ritrovati molti rituali, si parla anche del piccolo popolo, quindi avvistamento di gnomi. Inoltre, il famoso mostro del Palodina, che è raccontato da un cacciatore che si trovava lì durante una battuta di caccia e si è trovato davanti un essere alto oltre 3 metri con la faccia da rettile. Scappò immediatamente, raggiunse il primo centro abitato e raccontò appunto l'accaduto. Il giorno dopo alcuni di questi abitanti raggiunsero il Palodina, non trovarono il mostro, ma recuperarono il fucile del cacciatore con la canna completamente piegata in due. Ci sono stati tanti colleghi, altri youtuber che sono stati lì sul Palodina a fare altre indagini e mi ha colpito molto l'indagine di un youtuber dove dice che è stato avvicinato da un signore in giacca e cravatta vestito di nero e durante la loro chiacchierata questo signore gli ha detto: state attenti perché prima o poi qualcuno sul Palodina si farà molto male. Questo youtuber dice che si è distratto un momento, si è girato e questo signore era completamente scomparso. Quindi diciamo che c'è tanto materiale su cui indagare sul Palodina. Com'è andata la vostra indagine sul Monte Palodina? Allora, appena arrivati sul Palodina, fin dall'inizio abbiamo iniziato a riscontrare le prime anomalie. Diciamo anomalie sulle attrezzature. Stavo preparando la mia videocamera e avevo diciamo staccato il telefonino dalla carica sull'auto, quindi era carico al 100%. Decido di spegnerlo per mantenere appunto il telefono carico e inizio appunto a preparare la mia attrezzatura. Ho una videocamera semiprofessionale
la AX33 della Sony, quindi diciamo una buona videocamera, e appena inserisco la memory card inizia a darmi i primi problemi. Quindi dopo varie prove ho deciso di abbandonare la videocamera e di utilizzarne un'altra, meno prestante, meno professionale, ma grazie a quella videocamera siamo riusciti, diciamo, a completare l'indagine. E poi il secondo problema l'ho riscontrato sul mio telefonino. Ripeto, l'avevo spento, quindi una volta raggiunto la cima del Palodina, lo riaccendo per verificare la mia posizione. E continuava a darmi telefono scarico, batteria scarica. Ho riprovato varie volte ad accendere, ma niente, il telefono continuava a spegnersi, continuava a darmi batteria scarica. E voglio precisare che una volta terminata l'indagine, rientrati alla macchina, il telefono aveva una carica del 79%. Quindi quelle sono le prime due anomalie che abbiamo riscontrato. Poi durante l'indagine, quindi durante la salita verso il Palodina, l'altro problema che ho avuto all'attrezzatura è stata al microfono. Ogni tanto si spegneva per poi riaccendersi dopo 4-5 minuti. Quindi diciamo che ho riscontrato diverse anomalie a livello di attrezzatura. Come ti spieghi queste anomalie? È una zona ricca di campi elettromagnetici. Abbiamo provato nel tragitto durante il sentiero con il K2 e abbiamo, ripeto, riscontrato in alcuni punti del Palodina un forte campo elettromagnetico. Questo diciamo che sono le prime problemi e le prime anomalie che abbiamo riscontrato. E poi cosa è successo? Prima di raggiungere la cima del Palodina ci fermiamo in un punto particolare che io chiamo l'albero del sacco, perché racconto molto velocemente quello che è accaduto in altre indagini di altri ragazzi, di altri youtuber. Durante l'indagine, mentre salivano sul Palodina, sull'albero non c'era assolutamente niente. Rientrando alla macchina circa un paio d'ore dopo, incontrarono appeso all'albero un sacco particolare, perché c'ha il buco per inserire la testa e altri due buchi per inserire le braccia. Quindi sembra quasi un indumento utilizzato per coprirsi. La cosa strana è che era già tardi come ora, e all'andata non c'era, e al rientro si hanno trovato questo sacco appeso all'albero. Quindi si sono fatte mille ipotesi, e io e Vado abbiamo deciso in quel momento di prendere questo sacco e di portarlo via con noi momentaneamente. Nello stesso tempo decidiamo di piazzare una fototrappola. Volevamo catturare magari qualche reazione di qualcosa o di qualcuno. Voglio precisare che fino a quel momento sia io che Ivano ci sentivamo spiati e ci sentivamo controllati. Sentivamo di non essere da soli in quel sentiero. E comunque decido di piazzare questa fototrappola che è rimasta lì per quasi 3 ore, ma è riuscita a registrare solo 2 brevi video. Quello che mi ha colpito e ci ha lasciato senza parole una volta analizzato il video è questa torcia che appare alle spalle di Ivano a una distanza di circa 20 metri. E questa è la prima cosa che ci ha lasciato, senza parole. Poi il secondo video che la fototrappola ha registrato, si vede una torcia che illumina il sentiero, che illumina l'albero dove c'era il sacco appeso, e dopodiché si sente lo sportellino della fototrappola e lo spegnimento della fototrappola. Da quel momento niente più. Quindi, se facciamo, se uniamo i puntini, mi fa pensare che quella torcia era di qualcuno che ci stava seguendo, ha visto che avevamo piazzato la fototrappola, quindi è arrivato da dietro e l'ha spenta. In quello stesso punto
la nostra videocamera, ma soprattutto lo zoom, ha registrato un suono particolare che potete appunto sentire amplificato sul video dell'indagine. Un suono elettronico, un suono robotico che non dovrebbe esistere sul Palodine, anche perché eravamo molto distanti dal centro abitato e dalle case che stanno lì sul Palodine. Eravamo molto distanti, quindi un suono così non dovrebbe esistere sul Palodine. L'abbiamo registrato, credo, 3 o 4 volte durante la salita verso il Palodina ed è un suono molto particolare. Quindi ascoltatelo e se riuscite a capire da dove proviene, mi farebbe piacere Ma saperlo. non è tutto, vero? Riusciamo finalmente a raggiungere, diciamo, la cima del Palodina. In quel punto lì, in questa zona pianeggiante, abbiamo appoggiato la videocamera. E diciamo, abbiamo iniziato ad ascoltare un po', i rumori, i suoni che ci circondavano. Abbiamo provato ad attivare un generatore di frequenze e in quel momento abbiamo iniziato a sentire un strano abbaiare e a seguire questi versi particolari. Sento un rumore di qualcosa di male. Ma io sento le sigarette. Sento un rumore di qualcosa di male. Ma io sento le sigarette. Ora io faccio diverse escursioni, però quel tipo di verso non l'avevo mai sentito. E poi era prima un abbaiare strano e poi subito dopo questo verso che non riesco a capire di che animale si tratta, non riesco, diciamo, ad associarlo a nessun tipo di animale. Questi versi li abbiamo sentiti varie volte e registrati varie volte, anche questi li potete sentire nel video dell'indagine in modo amplificato. Quindi, ripeto, se qualcuno di voi conosce il verso di questo animale, mi farebbe piacere conoscerlo. Com'è terminata la vostra indagine? Arrivata a metà di questo sentiero, Ivano si ferma. Io mi giro e lo vedo completamente immobile. Gli chiedo se c'era qualche problema. Lui rimane zitto per qualche secondo, poi mi dice: Gianni, sento un forte odore di sigaretta. In quel momento, qualche secondo dopo, io sento bisbigliare. In quel momento ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso di interrompere l'indagine. Ripeto, io non ho paura di niente o di quasi niente, però in quel momento ho sentito dentro di me che dovevo fermarmi. Quindi decidiamo di interrompere l'indagine e di rientrare all'auto. Durante il rientro all'auto, alla macchina, diciamo che abbiamo continuato a sentire rumori strani, passi, ci sentivamo seguiti. E abbiamo nuovamente registrato per ben 3 volte quei versi e quei suoni particolari. Quindi non riesco a capire da dove provengono. Eravamo veramente lontani dal centro abitato, quindi erano dei suoni veramente particolari. Comunque, arriviamo poi all'albero del sacco, rimettiamo il sacco nella posizione in cui l'avevamo trovato e andiamo a recuperare la fototrappola. Io in quel momento non ho detto niente, però ho notato che la fototrappola era stata completamente spenta e vi posso assicurare che per spegnere quella fototrappola ci vuole una mano umana, quindi non può essere stato il vento o un animale di passaggio.
è stata spenta da un uomo. Conclusioni? Perché la faccenda come minimo mi sembra curiosa. Quindi diciamo che ci sono stati tanti elementi che ci hanno fatto pensare. Sicuramente qualcuno ci stava seguendo, qualcuno ci stava spiando, ma non è questo il problema. Io mi chiedo il perché. Perché uno deve stare lì a controllarti, a vedere dove vai, cosa fai? Perché ti deve spiare? Hanno forse paura che qualcuno possa scoprire qualcosa? O ti controllano per vedere dove vai, cosa fai? È strano, è molto strano quello che è accaduto sul Palodila. C'è un'ultima cosa che vorresti aggiungere? C'è un qualcosa che mi è capitato. E qui non do la colpa all'uomo. Non è un qualcosa che può creare l'uomo, ma è qualcosa di spettacolare che ancora adesso che ne sto parlando mi vengono i brividi. Durante la salita verso il Palodina, in un punto particolare ho sentito la natura accendersi. Ho sentito un sacco di rumori, suoni della natura, ecco, gli animali e gli uccelli che volavano da un albero all'altro, ma rumori e suoni molto molto amplificati. Poi faccio 2-3 metri più avanti e questi suoni si spengono completamente. È come se qualcuno avesse acceso e spento la natura con un interruttore. Mi sono sentito come entrare all'interno di una stanza chiusa, di una stanza ovattata. Sembrava quasi di entrare in un'altra dimensione. È stato qualcosa di spettacolare. E non riesco a capire come sia accaduto, cosa abbia provocato questo cambiamento improvviso della natura. Vi giuro, sembrava proprio che qualcuno accendesse e spegnesse l'interruttore della natura. Ora è vero, ci sono tanti campi elettromagnetici sul terreno del Palodina, però non riesco ad associare quello che mi è accaduto con i campi elettromagnetici. Quindi questo è qualcosa di particolare che ho riscontrato e auguro chi va sul Palodina di provare quello che ho provato io. Ricapitolando, una cosa è sicura: qualcuno ci stava seguendo e qualcuno ci stava spiando. Il motivo non si sa. Una cosa è certa: se qualcuno decide di andare sul Palodina, mi raccomando, buona videocamera, ma soprattutto portatevi degli strumenti audio, quindi uno zoom, perché diciamo che si cattura parecchio a livello uditivo e credo che il segreto del Palodina sia proprio a livello uditivo. Ho capito. Beh, grazie Gianni per aver condiviso questa tua esperienza molto interessante. E alla prossima allora, ti ringrazio tantissimo. Grazie Giorgio per avermi dato la possibilità e regalato questo spazio all'interno della tua rubrica. Spero un giorno di cambiare e spero soprattutto di continuare a collaborare con te. Quindi grazie e un saluto a tutti. Un saluto. Ciao Gianni. Ciao ciao. Ciao.